ritorna ad allenarsi come ogni giorno, la bocciofila di San Cristoforo dopo i campionati italiani juniores di bocce, under 18 e under 15 maschili e femminili, che si sono conclusi a Pesaro il 10 settembre portando 9 medaglie nelle Marche, di cui 3 ori. E proprio in campo si respira profumo di oro, quello conquistato dall'atleta 17enne Benedetta Necchi, detta Benny, che ai nostri microfoni si racconta ancora piena di commozione per la sudata e meritata vittoria del titolo campionessa under 18 nel tiro di precisione. È stata una grande emozione, perché comunque con Gilda, la campionessa europea, l'ho sempre temuta abbastanza in quanto è molto brava, e quindi è stata una bella soddisfazione. E all'inizio non ho trattenuto le lacrime, quindi dopo, appena finito il tiro di precisione, sono scoppiate in lacrime. Ho festeggiato con quelli che erano a fare il tifo per me. Quale punteggio è stato? Il punteggio è stato 17-14. Da quanto tempo pratichi questo sport? Pratico questo sport da ormai 8 anni. Sempre qui alla bocciofila San Cristoforo? No, ho iniziato nella bocciofila di Calcinelli, a metà Ourense, e sono qui ormai da 2 anni. Qual è stato quel momento che ti ha fatto capire questa è la mia strada? Allora, sinceramente l'ho sentito dopo pochi mesi che ho iniziato, perché comunque Piacendo ci andavo sempre tutti i giorni, anche quando stavo male ero in bocciofila, e quindi lì ho capito che era una cosa a cui non potevo fare a meno. Grande soddisfazione e orgoglio per il presidente della società bocciofila San Cristoforo di Fano, Paolo Marchionni. Sì, grande risultato, anche perché onestamente inaspettato, non pensavamo che in quella giornata riuscisse addirittura a battere la campionessa. Il target è sempre più basso, quindi molti ragazzi si approcciano a questo tipo di sport. Lo sport bocce è uno sport che bisogna farlo conoscere, perché altrimenti i ragazzi sono invogliati più verso gli sport maggiori, cosiddetti, come calcio ovviamente, volley, eccetera eccetera. Non nasconde la gioia e la soddisfazione nemmeno il direttore sportivo, nonché allenatore dei ragazzi under della San Cristoforo, Giovanni Iacucci. Missione grandissima, perché questi ragazzi ci mettono la passione, bisogna avere voglia di sacrificarsi, perché le bocce sembra uno sport semplice, ma non lo è. Ci vuole la concentrazione, passione e tanto allenamento. Se uno ha la pazienza di aspettare il momento giusto, le bocce alla fine ti gratificheranno sempre. I ragazzi sono una decina circa, più i ragazzi DIR, che sono altri 6. È una bella realtà e cerchiamo di mantenerla come vorrebbero tutti. La giovane e fresca campionessa si rimbocca subito le maniche ed è pronta ad affrontare le future sfide. I miei obiettivi futuri sarebbero gli europei o magari i mondiali, e si prova e si punta a quello.